provare due situazioni magari nel primo tempo, quando su un paio di ripartenze con Tomaselli si poteva far male, però non sei altro rispetto di dietro, soprattutto in centrale, ci ha tolto quegli spazi giusti. Prendiamo i complimenti, perché questa è una squadra che sta facendo delle ottime cose, è prima in classifica, un allenatore molto bravo che conosco bene, e venire qui a fare questa prestazione di sicuro di buon auspicio per il futuro. Dispiace perché poi, ecco, la partita si è risolta su una punizione deviata, poteva starci il pari, ci poteva dare anche un po' di fiducia, di autostima, perché comunque noi stiamo facendo un campionato difficile, dovevamo far crescere in esperienza tanti ragazzi, però credo che anche come si sono comportati oggi vuol dire che comunque il buono è stato fatto. Hanno fatto tutti un'ottima prestazione. Cosimo è un ottimo portiere e ha fatto un ottimo campionato finora, è stato uno dei migliori di questa squadra, e quando è un ottimo portiere di sicuro riesce a ottenere anche quella sicurezza che serve per la squadra per esprimersi. È vero, abbiamo fatto un'ottima gara dal punto di vista dei movimenti senza palla, abbiamo chiuso tutte le giocate dell'anno 6, e cercando poi di ripartire con l'azione tre quarti e con le punte. Primo tempo più sì. Noi mancavamo un giocatore importante, che Ronzi, che è stato squalificato, e probabilmente anche lì non è stato semplice per chi l'ha sostituito, perché poi sostituisci l'attaccante titolare contro la prima classifica. Però devo dire che tutti hanno fatto un'ottima gara. Ripeto, dispiace perché vieni via con un risultato negativo per un calcio di punizione, anche un po' lungimirante, perché il nostro difensore, l'uomo di spalle, non voleva intervenire per prendere la palla e non serviva niente. Però quella è anche un'esperienza, vivo nel 2001, quindi posso perdonare questa esperienza. Sì, beh, a di loro che hanno tutta una vita calcistica davanti. Però ecco, prendo i complimenti, questa è una di quelle sconfitte che non portano punti. Non portano punti, però la squadra serve autostima. Noi dobbiamo fare punti con le squadre da classifica, è giusto, soprattutto perché sono quelle che dove i punti montano doppio, diventano scontri diretti, e sono quelle in cui vincendo ti avvicini per poter portare la salvezza. Nel giorno d'andata abbiamo fatto 16 punti, e forse potevamo farne qualcuno in più, perché abbiamo perso partita al 95esimo, quando al 93esimo avevamo avuto la palla con per vincere, invece abbiamo perso 2-1, o 3-2 alla Dispoli, abbiamo buttato via tanti di quei punti che per inesperienza, ripeto, la squadra è molto giovane, abbiamo metà media bassissima, l'ho abbassata ancora di più con il mercato, perché io credo che qui ci vogliono giocatori anche di 23, 24, 25 anni, perché hanno voglia di dimostrare, sono quelli che escono dall'età dell'under, che vengono abbandonati dopo che escono dall'età dell'under, invece questi hanno motivazione. Oggi punto su loro, su questo gruppo di ragazzi che sta dando soddisfazione alla decisione in questa parte. E sono convinto che per il proseguo questo gli darà tanto autostima, venire in casa della prima classifica a fare questa prestazione, ok, perdere per un calcio di punizione ci può stare, ma mi dà grande fiducia, ma credo anche i miei ragazzi per la seconda partita. Sono delle situazioni di settore giovanile importanti per poter iniziare, però volevo iniziare subito con i grandi, poi più è uscita la Lupa Roma, che come matricola questa è la Lupa Pascali. Io ho iniziato a giocare a calcio nella scuola calcio con la Lupa Pascali, e a me piace anche un po' di sentimento nel calcio, questo per me ha influito sulla scelta di iniziare qua. Io devo iniziare, la gavetta è fondamentale per tutti gli allenatori, i due allenatori che sono in top hanno iniziato dalla gavetta, potevo fare il collaboratore di un allenatore importante oppure iniziare in settore giovanile, questa invece l'ho presa come una scelta per fare veramente la gavetta e iniziare subito nel ruolo che poi voglio arrivare a fare. Ho avuto la fortuna di avere i migliori allenatori al mondo, li ho avuti tutti praticamente, tutti mi hanno insegnato qualcosa, con tutto un ottimo rapporto, ma anche quelli che sulla carta sono meno nominati mi hanno insegnato tanto. E soprattutto negli ultimi anni di carriera io ho fatto uno studio, diciamo, più che essere giocatore studiavo già per arrivare a questo, poi ho deciso di smettere di entrare in corsa. E tocco di Pierola, perché il primo tempo ha giocato soprattutto l'Alba Roma e il secondo tempo ha giocato soprattutto Canosè.
c'è da dire che al primo tempo allora erano a favore di vento, al secondo tempo erano a favore di vento, che conta tanto. Ma a noi ci è mancato soltanto una cosa, che ci siamo fissati a portare troppo palla oggi e non lo devono fare, perché come vi ho già spiegato si sono accorti, porti palla, da solo non si risolve la partita e si fanno soltanto figuracce. Al secondo tempo, due tocchi, tre tocchi, sfruttando meglio qualche occasione arrivavamo in porta, anche se ci siamo messi con due punti loro si sono abbassati un po', però il gioco era più fluido e niente. Ci godiamo queste vacanze, quando si torna ricominceremo due tocchi, un tocco, due tocchi, un tocco. Assolutamente sì, squadra molto giovane, che corrono tutti quanti, qualche giocatore nuovo, più freschi di noi sicuramente, però abbiamo retto bene. Dispiace soltanto perché avevamo preparato la partita in un determinato modo, non è che non l'abbiamo fatto, è che purtroppo siamo arrivati alla diciannovesima giornata un po' stanchi, soprattutto di testa. Basta che si perde quell'attimo di pensiero per la giocata, non ti riesce più niente. Cosa che poi fortunatamente ci è riuscita al secondo tempo, è andata bene così. Ci vogliamo questi 41 punti, un altro passo verso il nostro obiettivo. Se trovato, penso che oggi ha superato i 10 km di corsa a mezzo al campo, perciò ci sta che sia stanco. Loro ci pressavano, ci raddoppiavano, però come ho detto prima, alcune giocate, perché gli abbiamo dato il tempo di raddoppiarci e di ubicarci, perché se giochiamo la palla di prima, due o tre volte potevamo partire con un tocco, uno contro uno potevamo puntare benissimo. Sempre per fare il tocco più, è normale, un tocco più dà il tempo alla squadra di sistemarsi e di aggredirti. Mi metto nel pensiero, io al primo tempo mi sono un po' arrabbiato perché ho detto avevamo preparato la partita in un modo, toccava dare una scossa a questi ragazzi, assolutamente, perché non si può dire niente, sono primi in classifica, fino a oggi sono primi in classifica, 19ª giornata, perciò ci voleva una scossa per svegliarli un attimo, perché eravamo un po' compassati. Ho detto, ma tu stai fuori perché stai facendo un'ottima partita, sei il migliore in campo di tutti i 22, continua così perché rischi pure di fare il ballo. Così, perché a volte saliva troppo, però quando abbiamo pallone nel giro palla si deve abbassare dei 10 metri, perché tanto loro non riuscivano a chiudere, più sta basso, se non lo chiudono riesce a girarsi e puntare con 1-2 oppure è andata solo. Se sta sopra se va marcata solo, allora dice soltanto un po' più basso, un po' più basso. Però devo dire, secondo me è stato il migliore in assoluto in campo oggi. Sì, no, ha preso una tacchettata sul labbro, tutto a posto. Così mangerà poco a Natale. Eh? No, infatti. Infatti la colpa è la nostra, perché è abituato a uno che viene a vedere la nuce, un tocco, due tocchi, giustamente a uno piace, come piace a me, ecco, io lo dico sempre a loro. Però ci sta che sono ragazzi, si devono abituare, poi se vedi che ti riesce la giocata ci riprovi, però adesso da qui alla fine sarà sempre più dura. Abbiamo visto a Bodoni il primo tempo, abbiamo visto oggi il primo tempo, comunque squadre che si devono salvare, tirano la maglia, ti danno calci, raddoppiano, triplano, perché tutti, nessuno vuole procedere, tutti quanti penseranno, si vogliono salvare e saranno partite sia a livello fisico che mentale molto molto dura adesso, sicuramente. No, vabbè, ma noi fino adesso ci siamo divertiti, lo so, per questo abbiamo ottenuto 41 punti, speriamo di continuare e intanto facciamo questi, aumentato un po', 4 punti a 45 e poi dopo vedremo. Adesso ci godiamo questo Natale, ci riposiamo soprattutto mentalmente perché siamo arrivati al limite, 4 giorni, 5 giorni a casa, ricarichiamo le batterie e poi si riparte. Nella calza della Befana cosa vorresti trovare? Prima mi godo il Natale qua. No, ti rispondo. La calza della Befana, prima devo vedere se ingrasso a Natale. E poi decido quello che mangio alla Befana. Grazie, auguri a tutti, un abbraccio ai tifosi e a tutti voi. Grazie, buonasera.